E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui, vi faccio vedere che sono tornato a casa a Lavello per l'ultimo anno e comunque voglio fare uno spostamento nella sala cinema che vado a mettere il videoregistratore VHS sotto al proiettore in modo tale da collegarlo tramite un cavo SCART da SCART HDMI in modo tale che posso proiettare anche le VHS sul grande schermo, quindi far stare tutto quanto nella sala cinema e in poche parole il videoregistratore ed è qua ragazzi, quindi sposterò questo e lo metterò nella sala cinema che sta lì. Andiamo a fare questo spostamento ragazzi e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, sono andato a togliere il videoregistratore VHS e poi metterò lo schermo in posizione come era prima. E qui la postazione diciamo che per il momento è completa, ma adesso ragazzi andiamo a vedere, ecco qua il videoregistratore qui nella sala cinema, così ho lettura Blu-ray e slash DVD, VHS per vedere le VHS e poi questo proiettore dietro collegato con una Fire Stick in modo da vedere Prime Video e altri canali. E niente ragazzi, ora non mi resta far altro che andare a prendere il convertitore HDMI, cioè convertitore SCART ad HDMI per collegarlo al proiettore ragazzi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti belli. Ok ragazzi, update. Ho trovato qui, avevo un cavo SCART HDMI con apposito cavo HDMI. Ora lo vado ad attaccare praticamente al VHS che ho messo qui sotto e poi lo andremo ad attaccare al proiettore in modo tale che posso vedere il VHS sul grande schermo, ragazzi. Ed ecco qua, ragazzi, che ho attaccato il cavo SCART al convertitore che passa il cavo HDMI attaccato all'USB-C dove ho tutto quanto collegato, come la Fire TV Stick, il lettore Blu-ray e ho il proiettore e ora ho anche collegato il videoregistratore VHS, tutto quanto collegato per vedere tutto sul grande schermo. Ed ecco qua la postazione completa con lettore Blu-ray e slash DVD, VHS e lettore digitale. Qui c'è il mio proiettore Super 8, qui il 16 mm e prossimamente ragazzi vedremo anche il 35 mm. E niente, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti belli.